Mario Paschetta nasce a Milano il 27 novembre 1949 e inizia a dipingere all'età di 14 anni. La sua è una pittura tradizionale, seppure già compare una corposità materica. La frequentazione degli ambienti culturali milanesi, tra i quali il Bar Giamaica, lo porta ad entrare in contatto, sia pure come spettatore, con i numerosi artisti che lo frequentano, molti dei quali contribuiranno a scrivere la storia dell'arte italiana. Anche se Mario Paschetta si allontana per motivi legati alla sua attività commerciale, dalla pratica della pittura tradizionale continua la sua frequentazione dell'ambiente artistico e delle gallerie d'arte. Nel 1992 inizia uno studio approfondito sulla materia, sia in termini di materiali che di utilizzo, e traspariranno così nelle sue opere gli influssi che hanno avuto su di lui artisti come Burri, Crippa, Mattioli. Le opere di Mario Paschetta da subito creano interesse sia per la tecnica che per la loro costruzione pittorica. Fa discutere la sua pittura non pittura, le sue originali rappresentazioni a prospettiche, la sua astrazione anti-astrazione. Trento Lungaretti, indiscusso maestro della pittura del nostro Novecento, ne riconosce l'originalità, la capacità di Paschetta attraverso un linguaggio personale di descrivere un mondo poetico. Nel 2001 si tiene un'importante mostra personale di Paschetta al Museo Nazionale di Arte Moderna di Gazzoldo degli Ippoliti a Mantova e in quell'occasione Maurizio Sciaccaluga evidenzia una particolarità delle opere di Paschetta che è quella di indurre, in chi le osserva, a toccarle, poiché il suo paesaggio rappresentativo di terre lontane nel tempo è paesaggio non raccontato ma ricreato. Ed il suo linguaggio si traduce in una necessità di contatto come in una sorta di pittura braille. Anche Enrico Giustacchini si interessa al percorso artistico di Mario Paschetta, evidenziando un'altra particolarità e peculiarità del suo linguaggio che passa attraverso una stratificazione verticale, quello che Giustacchini definisce inconsueto sondaggio verticale. Non solo critici d'arte si interessano del lavoro di Mario Paschetta, ma nel 2003 anche Ruggero Sicurelli, sociologo e psicologo che si occupa di creatività artistica, pubblica un libro, Elementi di psicoanalisi dell'arte, Freud e la creatività artistica, nel quale, analizzando il lavoro di Paschetta, ritrova in loro la metafora freudiana dell'archeologia, in forza alla quale la psicoanalista si occupa dell'analisi stratigrafica dell'anima e dà una ulteriore chiave di lettura delle sue opere. Le opere di Mario Paschetta sono presenti in diverse collezioni private e pubbliche e molte le partecipazioni alle principali mostre d'arte italiane. Importante inoltre è nel 2003 la partecipazione alla manifestazione indetta dall'associazione Mare Nostrum per l'inaugurazione della Fortezza del Mare all'isola della Palmaria a Porto Venere, sotto l'alto patrocinio della Presidenza della Repubblica, e nel 2004 la partecipazione alla prima Biennale dell'Unità d'Italia presso la Reggia di Caserta. L'interesse per le opere di Paschetta affascina anche l'Asia e nel 2003 e nel 2004 le sue opere sono state scelte dalla multinazionale giapponese Citizen quale testimonial per la propria campagna pubblicitaria. Il percorso di Paschetta prosegue nel 2005 a Lecco con una importante mostra personale presso i Musei Civici Cittadini, nella splendida cornice storica della Torre Viscontea, per poi approdare in occasione delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 in una importante rassegna espositiva, I grandi maestri del Novecento e i nuovi linguaggi della contemporaneità, svoltasi presso lo stesso villaggio olimpico e che ha visto la presenza di grandi firme del Novecento come De Chirico, Miró, Rotella e Marini. Mario Paschetta vive e lavora ad Inzago, in provincia di Milano. Hanno scritto di lui Lucio Barbera, Rossana Bossaglia, Marco Corradini, Aldo Camerini, Athos Gimignani, Fausto Lorenzo, Maurizio Sciaccaluga, Ruggero Sicurelli, Anna Maria Savarino, Simona Ladu,
Enrico Giustacchini, Trento Longaretti, Gianni Baracchetti, Luca Savarino, Fabrizio Colonna, Stefano Maffini, Stefania Briccola.